È lui, the man, the legend, un eroe, ovvero Flavio Furian. È il casino itinerante, sponsor ufficiale ed è eccezionale veramente. Giudici, se sono qui veramente devo dire grazie a voi, ma anche grazie all'indulto. Ebbene, è una cosa bellissima essere qua con voi oggi, voglio dire veramente tante cose. Mi sento anche un poco spaurito, impaurito, un poco così stranito, come quella volta mio zio Branco che si è svegliato e era senza un rene, poverino. Ma non c'è un male se non c'è un bene. Io stesso giorno avevo macchina nuova, per esempio. Sono cose che capitano così. Comunque, voglio dire, questa settimana all'ingresso del casino sempre cose importanti, abbiamo le nostre croupier spogliarelliste con il loro spettacolo dal titolo "Il lupo perde il pelo ma noi no". A seguire avremo inaugurazione del nostro mini ristorante di cucina slavo-coreana di alta qualità con il nostro cuoco Pork Chung Jovanovic. Si fa solo cagnolini de razza, il ristorante si chiama Pedigrill, pensate la meraviglia di questo posto. Volevo ricordare inoltre che abbiamo in vendita questa settimana la macchina di mia mamma, l'auto di mia mamma, a interessi zero, nel senso che nessuno che frega niente, proprio interessi zero, e dire che la vendo con mamma dentro è una cosa, sono rimasto. Ma passiamo subito a calendario spettacoli, che è una cosa importante. Venerdì avremo ospite, pensate, sosia di sosia di Julia Roberts, che sarà accompagnata da suo fratello dalla sessualità incerta, e stiamo parlando di Neutro Roberts. A seguire, brividi, ragazzi, io mi rendo conto. A seguire, bellissimo, per grande cinema avremo storia di donna russa cleptomane che ruba solo pezzi di moto. Lei è Anna Karenina, pensa che meraviglia. Sabato, per i misteri di Voyager parleremo di misteri della religione. Non tutti sanno che all'inizio il diavolo era l'autista di Dio, tanto che Dio diceva: Vade retro, Satana. E vabbè, è andato giù. E allora andiamo avanti. A seguire, per i misteri della guerra fredda, parleremo delle atlete estremamente mascoline della Germania dell'Est degli anni 70, che pare che fossero dei maschi ai quali davano delle pillole speciali che si chiamavano fave di fica. Diventavano donne ma facevano poco cagare, bisogna dire la verità. Domenica, grande serata, all'insegna della musica arriverà direttamente dalla Spagna il nostro bravissimo chitarrista transessuale, e sto parlando del Paco de Lucia, che non è una cosa de poco. E per chiudere, signori, andiamo a vedere veramente la nostra star della settimana, che lui arriva direttamente dal mondo del discount, sta diventando una star internazionale, e sto parlando ovviamente di Little Tony. Casino, Las Vegas e buie, brividi dei bracci, è una meraviglia, che bello, mamma mia, che bello. Flavio Furian, complimenti, il pubblico è felice, applaude in maniera copiosa. Andiamo subito da Paolo Ruffini, che si sta asciugando le lacrime. Prego, Paolo. Little Tony, cioè. Dai, il sosia, la sosia della sosia di Julia Roberts col fratello un po' equivoco, neutro. Cioè, siamo totalmente al top. Tu hai dato veramente la dimostrazione in questa edizione di eccezionale veramente di risate belle, senza grazie, i confini, grazie. Senza dare etichette, c'è una cosa... Cioè, tu hai dimostrato proprio quello che io sostengo, che una cosa non è che può essere volgare, non volgare, bassa, alta, colta, non co... Se una cosa fa ridere, punto, e tu fai ridere, basta, grazie. Il resto è silenzio. Anche lì ha riso, eh? Ha riso de buia! Era il sorriso. Sorriso, è già un passo avanti però, eh? Certo. Selvaggia. Di sicuro non sei il mio preferito, però devo dire che alla fine un po' mi hai conquistata, un po' però, eh? Non troppo, eh? Buono, buono. Prego, Paolo Ruffini, sì o no? Sì a bestia. Sì! Sì a bestia. E andiamo da una che non è una bestia, ovviamente è una bellissima donna, Selvaggia Lucarelli. Grazie per averlo chiarito, perché era giusto premetterlo. Sì, grazie. Sì, a bestia. Sì. Grazie, sì, a bestia. Grazie a tutti. Così è stato deciso. A de buia!